Covid-19, basso contagio in Sicilia e trend continuo in discesa. La fase 2 potrebbe partire dall'isola. Coronavirus, sale a 4 il numero dei decessi di Acesi. Non ce l'ha fatta un'anziana signora, ospite in una casa di riposo situata in altro comune. Uffici postali ad Acireale, riaperti Pozzillo e Guardia, ma troppi affollamenti al centro. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti, anche oggi daremo voce ai siciliani rimasti al nord. La nostra rubrica ha ricevuto oggi la testimonianza di un eccellente studente acese trasferitosi a Verona. Andiamo a cominciare, e dicevamo del trend continuo in discesa che si registra in Sicilia quanto a contagiati da coronavirus. Ecco perché la fase 2, lo dicono gli esperti, i ricercatori, potrebbe partire proprio dall'isola. I dati incoraggianti di questi giorni, che dicono come la curva del contagio sia in discesa in tutta Italia e calano anche i ricoveri dei nuovi malati per coronavirus, inducono il governo ad affrontare concretamente il tema della ripartenza. Oggi vertice in videoconferenza tra Conte e il Comitato Tecnico Scientifico. Al centro della riunione le misure di contenimento in vista della cosiddetta fase 2. Fase 2 che vedrebbe la Sicilia in primo piano. L'isola, infatti, potrebbe essere la prima regione a uscire dall'emergenza sanitaria. Lo rivela uno studio dell'Università di Palermo che sta analizzando l'andamento dell'epidemia dal mese di febbraio. Seguendo l'evoluzione dei dati nell'isola tra mercoledì e sabato prossimi, il numero medio di nuovi contagiati al giorno dovrebbe scendere da 20 e si dovrebbe arrivare a 10 tra l'8 e il 15 aprile. Confortante intanto l'ultimo aggiornamento comunicato ieri pomeriggio dopo le 17 dalla regione. Sono solo 41 nuovi contagiati per un totale di 1.815, di cui 637 pazienti ricoverati più 5 rispetto al giorno precedente e 1.178 in isolamento domiciliare. Calano i ricoveri in terapia intensiva a 74, 2 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, mentre sono 108 le persone guarite e 123 quelle decedute. Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha intanto convocato la squadra di governo per discutere in primo piano della manovra economico e finanziaria, così da mettere a punto bilancio e legge di stabilità. Ci si prepara ad una manovra di sostegno a famiglie e imprese, anche se per finanziare buona parte delle misure il governo dovrà ottenere il massimo dal confronto con lo Stato. E si intensificano i controlli nell'ambito dell'emergenza coronavirus con la Guardia di Finanza che effettua un sequestro nel Catanese. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 6.000 confezioni di normale prodotto detergente, quasi 7.200 litri, venduto come sanificante senza che ve ne fossero state verificate le reali qualità. Il prodotto era nel deposito di un ingrosso di detersivi di Bronte, il cui titolare è stato denunciato alla Procura di Catania per frode in commercio. La capacità di eliminare virus da superfici, è stato spiegato dai responsabili della Guardia di Finanza, deve essere certificata da approfondite analisi chimiche, da un'apposita autorizzazione ministeriale prima che il prodotto venga immesso in commercio, così da evitare potenziali rischi per la salute pubblica. Sale a 4 intanto il numero dei decessi di Acesi per il coronavirus. Non ce l'ha fatta, come abbiamo detto nei titoli, un'anziana signora che era ricoverata in una casa di riposo fuori comune. I dati non cambiano ad Acireale, dove, secondo i numeri comunicati stamattina dal sindaco Stefano Lì, sono sempre 10 le persone positive al coronavirus e 3 decedute, che diventano 4 visto che è stata riscontrata la morte di un'anziana signora che era ospite di una casa di riposo per anziani situata in un altro comune.
La signora però, scrive il sindaco, non compare negli elenchi trasmessi dall'ASP. Li ho appena informati che era ospite in una casa di riposo. Le RSA e le strutture analoghe sono i luoghi più delicati e più importanti da presidiare. Prestiamo la massima attenzione alle persone anziane, che sono le più fragili. Stazionaria la situazione all'ospedale Santa Marta e Santa Venera, dove è stato effettuato anche il sopralluogo della commissione scientifica e verificato che sono rispettati i profili di sicurezza, 5 attualmente le persone ricoverate. È operativo, ma solo per i positivi, da ieri sera il centro realizzato dall'ASP presso l'albergo Ibis, mentre in via Martinez, nei locali del distretto sanitario, è stata già attivata la postazione per effettuare i tamponi in auto, la cosiddetta pit stop. Ieri ne sono stati effettuati una trentina, ma sono oltre 500 le persone sul territorio che hanno concluso la quarantena fiduciaria e che dovranno sottoporsi alla verifica. E sul fronte solidale, il primo cittadino accese ricorda che è pienamente operativo il comitato Acireale Dona, già raccolti quasi 20.000 euro dai cittadini e assolutamente operativa la distribuzione con più di 100 pasti consegnati. Tutti, esclama soddisfatto Ali, stanno dando prova di grande spirito umanitario. Questa è la Acireale migliore, questa è la Acireale che desidero ringraziare a nome di tutti coloro che stanno ricevendo gesti concreti di solidarietà. È possibile donare, lo ricordiamo, al Comitato Acireale Dona attraverso un bonifico su conto corrente, il cui IBAN vedete in sovrimpressione, con causale Acireale Sostegno Emergenza Coronavirus. Due invece punti di raccolta di generi di prima necessità, presso il centro COM di via Paradiso e presso la sede sociale del Circolo Universitario di Acireale, in viale Regina Margherita. Intanto registriamo l'intervento dei consiglieri comunali Giuseppe Ferlito e Francesco D'Ambra. Apprendiamo del cambio di rotta dell'amministrazione sui buoni spesa da erogare alle famiglie in stato di bisogno. Giusto sabato avevamo lanciato un appello all'amministrazione per rivedere il sistema di distribuzione dei buoni, chiedendo di utilizzare voucher di piccolo taglio da poter spendere a piacimento nelle attività convenzionate senza alcuna limitazione. Nei prossimi giorni i richiedenti riceveranno e potranno utilizzare buoni da 10 e 30 euro da spendere anche nelle piccole attività del centro, favorendo così l'economia locale. Ribadiamo l'importanza, affermano ancora Ferlito e D'Ambra, di dare ascolto alle esigenze pratiche di chi rappresenta il territorio e di chi ogni giorno si confronta con la realtà e i bisogni della gente. Sempre sul fronte solidale, intanto segnaliamo l'iniziativa lodevole del panificio Pane, Amore e Fantasia di via Leonardo da Vinci ad Acireale. Tutte le sere dopo le 18:30 il titolare mette fuori un cesto con il pane e altro che resta per le persone che non possono comperarlo e che magari hanno vergogna a chiederlo, ci scrive il titolare. Lo comunichiamo ben volentieri e ricordiamo dunque questa possibilità per chi ne ha effettivamente bisogno presso via Leonardo da Vinci. Pane, Amore e Fantasia, titolare di questa lodevole iniziativa. Buoni spesa ad Aci Catena. L'amministrazione Oliveri ha già dato le prime risposte alle famiglie in difficoltà. La soddisfazione dell'assessore ai servizi sociali Emilia Crimaldi. Con enorme piacere comunico che l'ente ha già lavorato e accolto le prime domande, emettendo 300 buoni spesa per il voucher alimentare che verranno distribuiti dai nostri uffici. Ad oggi sono state presentate circa 600 domande, ricorda la assessore Crimaldi, di cui alcune sono state escluse poiché non in possesso dei requisiti richiesti. Ricordiamo che tutte le domande vengono inoltrate alla Guardia di Finanza per i relativi ulteriori controlli, al personale dei servizi sociali, agli uffici che ci stanno supportando. I miei più sinceri complimenti per il lavoro fatto in questi giorni di emergenza. Ora
contiamo di valutare le possibili soluzioni, conclude l'assessore, affinché questo non sia solo una tantum, ma un aiuto mensile concreto per tutto il periodo della crisi. E intanto ACI Catena rende noto che è stata prorogata sino al 13 aprile la sospensione della sosta a pagamento su tutte le vie del comune interessate. Le strisce blu dunque non si pagano, almeno fino al 13 aprile, poi si vedrà in base alle disposizioni che verranno. Si avvicina la Pasqua e si leva alto il desiderio di una visita ai propri defunti. A nome di tutti, domani il sindaco di Acireale e il vescovo della diocesi si recheranno nel luogo sacro interdetto alla fruizione per l'emergenza coronavirus. E sull'argomento si registra l'iniziativa, la richiesta del già amministratore Gianluca Cannavò, che chiede un fiore per tutti i defunti accesi. Vediamo. Si avvicina Pasqua, periodo nel quale ancor più degli altri giorni si compiono visite ai propri cari defunti per formulare una preghiera così da ricordarli al meglio, attraverso inoltre la deposizione di un fiore. A seguito dell'emergenza sanitaria attuale, ormai da diverse settimane, il cimitero di Acireale di Piazzale Cento è stato interdetto alla fruizione dei cittadini, per cui domani mattina il vescovo Monsignor Antonino Raspanti e il sindaco Stefano Ali si recheranno nel luogo sacro, così da rappresentare tutta la cittadinanza. Il sindaco perciò deporrà una corona di fiori, mentre il vescovo impartirà la benedizione portando una preghiera per tutti i defunti. Sempre in ottica dell'imminente Pasqua, il già assessore comunale Gianluca Cannavò ha chiesto l'autorizzazione al comune per poter omaggiare i defunti del cimitero acese con un simbolo floreale. Si fa in tal modo riferimento ad altre iniziative simili effettuate o che si stanno programmando in varie località, così da rendere meno pesante l'impossibilità a recarsi da parte dei cittadini nei vari cimiteri. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, torniamo con gli altri argomenti. L'emergenza coronavirus è molto seria. L'amministrazione, in sinergia con il Consiglio Comunale, ha costituito dei servizi per il supporto ai cittadini. Visita il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiama il numero verde 800 45 87 87 per ulteriori approfondimenti. Ogni cittadino può contattare psicologi e assistenti sociali chiamando il numero comunale 095 89 57 24. Chi rientra ad Acireale è obbligato a segnalarsi sul sito del Ministero della Salute e a contattare la Protezione Civile Comunale al numero 095 89 56 25 o all'email protezionecivile@comune.acireale.ct.it e dovrà assolvere all'obbligo di isolamento rimanendo lontano da parenti e amici. Si esce solo in caso di necessità. Si può consultare l'elenco delle attività con servizio a domicilio nel sito del comune. Uscire senza giustificato motivo può portare a una denuncia penale. Il virus si propaga con estrema facilità e il non rispetto delle norme del Ministero della Salute può comportare serie difficoltà come quelle vissute in queste ore al nord Italia. La tua Acireale rimane qui, anche dopo l'emergenza. Rimani a casa. Lo sappiamo, il massimo del piacere è romperle. Ma che piacere è se il cioccolato non è un buon cioccolato? Dulcioc, uova di Pasqua fondenti al latte o di cioccolato bianco, ma solo di qualità finissima. Industria dolciaria Dulcioc, la bontà di un buon prodotto, con i prezzi più bassi. Vendita in grosso e dettaglio. Dulcioc, punto vendita in via Ponchielli 5, Acireale. Per ordinativi 095 60 64 92 o 345 04 470 850. Dulcioc, per una Pasqua più dolce.
Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Nuova farmacia Piano d'Api. La farmacia non è solo per l'esigenza del farmaco. Oggi in farmacia trovi il consiglio dei professionisti che possono aiutarti a risolvere ogni tuo problema. Nuova farmacia Piano d'Api, vicina a te, vicino all'uscita del casello autostradale di Acireale, a poca distanza dal centro della città, ma con la certezza di un ampio parcheggio privato che ti fa risparmiare tempo e stress. Inoltre, la farmacia Piano d'Api effettua anche il servizio a domicilio. Chiama allo 095 419 2628 per avere i farmaci direttamente a casa tua. Farmacia Piano d'Api. Trattamenti dermoestetici per il viso e tricologici per ogni esigenza dei tuoi capelli, con l'ossigeno per dermoinfusione. A Piano d'Api, a Cireale in via Ispica 29. A disposizione per ogni vostra esigenza. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Concessionaria Opel Girauto, a riposto nel rinnovato stabile sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del problema degli affollamenti che si registrano alle poste centrali di Acireale. Riaperti adesso, ma non tutti i giorni, gli uffici postali periferici di Pozzillo e Guardia, ma ad Acireale, nella sede centrale, non accennano a diminuire gli affollamenti. Vediamo. Uffici postali nelle frazioni di Acireale. La situazione migliora, ma continua a rimanere piuttosto difficile nella sede centrale di via Paolo Vasta, dove in alcuni frangenti si hanno degli affollamenti che portano così a lunghe attese. Una situazione già stigmatizzata una prima volta dai consiglieri comunali Francesco D'Ambra e Giuseppe Ferlito, i quali in tal modo ritornano a chiedere una migliore organizzazione al fine di evitare possibili assembramenti. Per favorire la fruizione da parte dei cittadini, essi inoltre hanno inteso informare gli utenti sulla modalità di apertura delle diverse sedi nel corso di questa settimana. Pozzillo sarà operativo quindi domani e poi ancora sabato, vigilia di Pasqua, mentre Guardia pure nella mattinata di domani e di nuovo venerdì. Non sono previste aperture a Santa Tecla, Scillichenti, Stazzo, Piano d'Api e Santa Maria Ammalati. Sportelli operativi tutti i giorni invece, oltre a Acireale Centro, pure nella sede di Acireale 1 di via Crocifisso, mentre risulta chiuso al pubblico l'ufficio Acireale 2 di via Einaudi. Per quanto riguarda ancora le frazioni, risulta operativa a pieno regime ogni giorno la sede di Aciplatani. Il calendario attuale ha validità però fino a sabato, vigilia di Pasqua, in quanto la prossima settimana la programmazione delle aperture e chiusure potrebbe subire delle modifiche. E l'emergenza coronavirus, come ben sappiamo, ha determinato il rinvio di numerose manifestazioni, tra queste anche della Vela d'Oro, della Vela d'Argento e del Festival Nazionale della Canzone Vela d'Oro. Lo comunica il presidente dell'associazione, Nunziato Torrisi, il quale dice: non ci sono né i tempi necessari né le motivazioni giuste per poter organizzare sia il premio che il Festival Vela d'Oro. E dunque è stata
presa la decisione di concerto con il vicepresidente Delfo Raciti e con il segretario Antonino Garozzo di rimandare tutto al 2021, annullando i due eventi previsti per la prossima estate. All'interno della nostra rubrica diamo voce ai siciliani rimasti al nord. Abbiamo ricevuto oggi la testimonianza di Giuseppe Sciacca, un eccellente studente acese trasferitosi a Verona per condurre gli studi di medicina. Giuseppe non ci ha però inviato un video messaggio, ma una lettera alla nostra redazione rivolta ai concittadini acesi, esprimendo il suo punto di vista su ciò che sta accadendo e raccontandoci il modo in cui sta trascorrendo la sua quarantena. Molte le riflessioni del giovane studente, sia da un punto di vista scientifico che umano, a cui la nostra Agata Spinto ha prestato la voce. Lo sentiamo. Cari acesi e cari acesi, quello che stiamo attraversando è un periodo molto buio per l'intera comunità. Un'epidemia da coronavirus che ormai qualche tempo fa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata definita come pandemia a livello mondiale. Migliaia di persone che non ce l'hanno fatta, italiane e non, rappresentano una profonda ferita nell'anima delle diverse nazioni. Immagino che tutti abbiamo visto attraverso i diversi mezzi di comunicazione il lungo cordone delle salme delle persone che non sono riuscite a sopravvivere. Spero che ormai ci siamo resi conto che effettivamente non è una semplice influenza come molte persone la definivano all'inizio e spero che ci siamo anche resi conto che non si tratta di un'infezione letale soltanto per gli anziani o i più deboli. Tutti siamo a rischio. Abbiamo permesso al virus di diffondersi nella società, tra le diverse città, tra migliaia e migliaia di persone, perché forse non tutti abbiamo messo in atto dei comportamenti che fin dal primo momento potessero fermare questo brutto mostro. Nei primissimi giorni dell'epidemia in Italia, mi riferisco a quando solo alcune città del nord erano considerate zona rossa, molte persone sono corse dal territorio settentrionale, dove si trovavano magari per motivi lavorativi o di studio, alle loro città natali del sud, forse per paura di non aver potuto più farne ritorno nei giorni successivi. Ho visualizzato su internet dei video che mostravano persone correre e spingersi alle stazioni delle città settentrionali per aggiudicarsi un posto sull'ultimo treno che sarebbe partito. Manco fosse la corsa a loro. Anche a me sarebbe piaciuto tornare a casa, ma ho preferito restare qui per evitare un potenziale contagio dei miei cari. Qui da noi il comune ha anche messo in atto un servizio di consegna gratuita a casa delle spese e di altri servizi essenziali per far sì che gli abitanti non escano dalle loro case. Per quanto riguarda la quarantena, io non ci sto male a casa e ora vi dico perché. Innanzitutto perché non devo alzarmi tutti i giorni alle 6 per andare in università al Policlinico di Verona. È come se per un po' di tempo avessi messo un freno alle mie normali attività quotidiane, alla vita frenetica di tutti i giorni. Forse ogni tanto serve. Stare a casa ti aiuta a ristabilire una sorta di equilibrio omeostatico interno che fa bene, oltre che al tuo corpo e alla tua mente. Chiaramente attraverso le modalità telematiche sto continuando a seguire le lezioni di medicina anche da casa, però il lato positivo è che per un paio di mesi non devo prendere 4 autobus al giorno per andare la mattina in policlinico e per tornare a casa. A Verona io risiedo presso un prestigioso collegio universitario di merito che fin da subito si è prodigato nell'assicurare ai suoi studenti, ai quali ha comunque permesso di soggiornare, ottimi strumenti informatici e telematici per poter svolgere le attività formative richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. E a proposito di ricerca, facciamo lavorare esclusivamente i nostri medici, i nostri biologi e ricercatori. Come sappiamo, non è ancora stato sviluppato un vaccino o un farmaco che siano mirati esclusivamente alla distruzione del virus o alla sua prevenzione. Anche se venisse trovato un vaccino, ci vogliono mesi per poterlo testare in laboratorio e per poterne evidenziare i potenziali effetti collaterali. Fino ad allora, l'unico modo per prevenire il contagio è stare a casa. Diffidate da quello che leggete su internet. Non è che se ci imbottiamo di vitamina C allora siamo completamente protetti. Il fatto che si siano abbassati i contagi e il numero di persone ricoverate in terapia intensiva deve certamente farci tirare un respiro di sollievo, ma non dobbiamo assolutamente permetterci di abbassare la guardia. Niente e nessuno potrà infatti vietare al virus di tornare se abbassiamo la guardia. Quindi facciamo quello che ci viene ogni giorno richiesto dal governo e dal Ministero della Salute. Rimaniamo a casa, facciamolo per noi e per gli altri. Grazie per questa testimonianza anche a Giuseppe Sciacca, studente acese di stanza a Verona per condurre gli studi di medicina. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani.
Cielo sereno o poco nuvoloso, le temperature, le massime si attesteranno sui 16 gradi, le minime sui 10, i venti saranno deboli, il mare mosso. È tutto anche per oggi, grazie per essere stati con noi. TG Reporter torna domani alle 13:40. Arrivederci.